Sapete qual è la domanda che mi avete fatto di più su tutti questi video sul tataki? Di vedere come si pesca con i tataki. L'azione della canna, il movimento, tutte queste cose che sono fondamentali e importantissime. E allora eccovi accontentati, avete anche un video sulla tecnica fatta in barca sul tataki. E chi sarà l'attore? Nicola, quello che ha inventato praticamente il tataki, è quello che produce, che ha inventato, che fa i mataki, i mataflotti, tutte queste esche rivoluzionarie che, se non conoscete, andate a vedere qua sul canale il video, che sono delle esche incredibili, eccezionali, funzionano veramente, veramente bene. Però la cosa importante adesso è che iniziate a vedere questo video e vedete un po' come si riesce ad operare con i mataki, ma anche con qualsiasi altro tipo di artificiale, nella tecnica tataki. Ci vediamo alla fine. Ciao Davide, qua siamo... No, aspetta. Ciao Davide, in questo video farai pochi tagli. Poi glielo mandiamo, vediamo se lo fai. Ciao Davide, stiamo uscendo dal porto. Abbiamo una giornata abbastanza ventosa e la nostra scelta è andata sulla montatura di mataflotti e un solo mataki. Vi faccio vedere. L'abbiamo basata su due colori chiari, un colore scuro, il morbilloso mataki, e sotto un colore oro abbastanza catturante. Abbiamo scelto questa disposizione del terminale perché abbiamo abbastanza pressa e queste esche si fluttuano tranquillamente da sole. Ora usciamo e proviamo a fare qualche video mentre caliamo, il movimento e tutto quello che circonda la pesca al calamaro in questa sessione di pesca pomeridiana. Sono le 3 del pomeriggio, il sole è alto. A parte il vento è una bellissima giornata. Siamo sul calamari, abbiamo fatto la nostra calotta, abbiamo tolto il colore arancione, abbiamo aggiunto un colore oro, quindi abbiamo 3 mataflotti oro e un morbilloso mataki bianco e nero, cioè scusate, nero e pallini bianchi. È un po' difficile pescare oggi, c'è un po' di corrente, poi dobbiamo stare guardare il sole per farvi vedere un po' il momento. Siamo arrivati giù, vediamo cosa mangiano, così rispacchettiamo il piombo. Siamo riarrivati giù, adesso entriamo in pesca. Eccolo, sta mangiando, eccolo, 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 eccolo qua. Ok, l'abbiamo preso, vediamo se riusciamo a metterci. Bene. Sole da paura, è importante, li mettiamo in asse, in filo, insomma gestire una situazione del genere da solo, pescando, telecamere, calata, spiegazioni, non è facile ragazzi, non lo posso entrare. Lui, color oro, vedete? Adesso proviamo a fare qualche altra calata con questo, con questa linea di colori, perché sta dando ottimi risultati. Vediamo un po'. Abbiamo individuato i calamari, ora ci caliamo sopra. Andiamo di retro.
Davide, qua siamo nel mio habitat, come si suol dire. Non nel tuo. Davanti a un PC è complicato a parlare, però quando ti trovi a tuo agio è un altro discorso. Andiamo un po', siamo arrivati sul fondo, chiudiamo, alziamo, facciamo ricalare il piombo, mettiamo in trazione il filo, mattaflotti, solleviamo leggermente la canna, non si aggancia, non si aggancia nulla, riproviamo a ricalare. Non riusciamo a pescare, facciamo a pacchettare. Vediamo se mangia. Eccolo, ricordiamo che sono le 3 del pomeriggio, quindi sono un po' apatici, bisogna anche stuzzicare il loro appetito molte volte. Adesso sono andato un po' anche avanti con il mezzo, mi sono fatto trascinare un po' dalla corrente e siamo andati qualche metro avanti, quindi la posizione del terminale ha assunto una linea orizzontale che è andato a segno in maniera molto positiva. È un calamaretto, non è grande, ora lo vediamo. Siamo un po' fondi, 49 metri. Datemi il tempo di salire su. L'importante è anche mettere sempre un po' di retromarcia per tenere sempre il filo in verticale, perché le loro combatte molte volte insieme alla corrente diventano più forti e c'è il rischio di perderlo. Stiamo per arrivare su. Pazienza. Fabri, fallo vedere bene, guardate come ha mangiato. Ci siamo, abbiamo individuato di nuovo i calamari. Poco fa abbiamo preso il calamaro con il mattaflotti oro, ora abbiamo tolto l'arancione e l'abbiamo sostituito con un altro oro, quindi abbiamo due oro, uno attacchi morbilloso e un altro mattaflotti di colore giallo. Vediamo un po', siamo quasi sopra, siamo arrivati, tiriamo su, neanche il tempo, neanche il tempo di toccare il fondo, non sono riuscito a farvi vedere come sbatteva e risbatteva, perché è stato un attacco fulmineo. Adesso con calma lo portiamo a guardare. Non bisogna avere mai fretta con il calamare. Vedete le combatte, la mia cannettina, la pescazione. Quando peschiamo calamari ci vuole una canna molto sensibile. Vado un po' di retro perché abbiamo un po' di maretta. Non tenete il filo in orizzontale né in fase di recupero, è molto importante perché molti abbiamo fatto una doppietta, mattaschi morbilloso, mattaflotti oro. Ora metteremo un altro color oro perché sta andando a mangiare proprio quel tipo di colore. Allora, sino ad ora abbiamo
scalato a corrente contraria. Ciò significa che vediamo la marcatura del nostro eco, apriamo l'archetto e siamo sopra il branco esattamente. Ora facciamo l'inverso. Andiamo a cercare i calamari in favore di corrente. Per far sì che noi vediamo il calamaro sull'eco e ricaliamo, abbiamo bisogno di, a seconda della profondità che siamo, di staccare il nostro terminale dal gomone almeno 5-6 metri. In questo modo riusciamo a essere un pochettino più precisi nella nostra calata, perché se noi vediamo i calamari in una situazione di favore di corrente e ci caliamo sopra, non saremo sopra, perché la corrente ci sposta oltre il branco e non saremo precisi in calata e faremo la calata a vuoto. Quindi ora vi farò vedere come li pescheremo a favore di corrente con il terminale lontano 5-6 metri dal gomone. Quando noi riacquistiamo la nostra verticale andremo a prendere i calamari sotto il branco. Ok, adesso ci stacchiamo leggermente dal gomone. Io ho un trecciato multicolore che ci aiuta molto in queste cose. Vado. 8 metri, perfetto, ci siamo. Siamo a circa 5 metri lontani dal mezzo, siamo a 48 metri. E ora proviamo in questo modo. Quando andate a pescare in due con un compagno di pesca, ricordatevi sempre di non calare mai allo stesso modo, sempre oppai diversi in colorazioni, sempre le calate in tempi diversi. Chi arriva prima è sempre più avvantaggiato in questo tipo di tecnica. Li abbiamo individuati, caliamo. Retromarcia subito, perché a favore di corrente bisogna fare un po' di retromarcia. Speriamo si veda, perché abbiamo il sole poco da fastidio. Vediamo un po'. Adesso siamo. Vedete? Siamo perfetti, perché adesso il piombo quando arriva giù siamo in verticale, eccolo qua. Andiamo. Faccio risbattere il piombo. Adesso li cerco. Andiamo un po'. Stiamo sotto. Vediamo se mangiano. Ricaliamo. Torniamo indietro di nuovo perché stiamo portando branco. Glielo lasciamo dolce, proviamo un'altra tecnica. Siamo in poco a poco in orizzontale. Andiamo. E ancora non succede nulla. Ricaliamo. Ci aiutiamo un po', sbacchettiamo leggermente. Vediamo se succede qualcosa. Ancora nulla. Recuperiamo 2 o 3 metri, 4, 5, non fa nulla. Rifacciamo riscendere il terminale, sempre retromarcia, rimaniamo in verticale per ora. Chiudiamo. Un po'. Non sta dando nulla, ma io non mi arrendo, perché il branco sull'eco mi piace, quindi insisto. Cerchiamo a fare altezza, cerchiamo ancora di fare altezze. Ok, branco per ora non adatto, rimolliamo il filo, mettiamo in marcia e proviamo a pescare in orizzontale. Archetto aperto, faccio qualche metro, stoppo il mezzo, siamo fermi, il filo ancora scorre. Vediamo se riusciamo a portarlo qua lì. Abbiamo ingannato utilizzando un tipo di tecnica diversa, che in questo momento a lui gli è
ragazzi, capire come mangiare calamari, però col giusto intuito, ci vuole intuito, dovete uscire a pesca con intuito, cercare di capire sempre cosa vogliono, cosa fanno. Un po' siamo un pochettino troppo sotto il gommone, speriamo di non perderlo. C'è molta corrente, abbiamo solo il forte che ci tira dappertutto. Non è facile, calamare attaccato, corrente, guida. Almeno speriamo di fermarlo così. Tutto l'arezzo. Il calamaro sta arrivando. Siamo un pochettino in diagonale, speriamo che non si stacchi, perché adesso siamo agli ultimi metri, sta iniziando a tirare un po' di più, dirido retromarcia, va? Perché è importante tenere la verticale, è importantissimo. Ora siamo di nuovo in verticale, retromarcia chiusa. Eccolo qua, come immaginavo, ha sferrato l'attacco con la ventosa, perché quando lo fai lavora in orizzontale, lui non può resistere, non c'è niente da fare. Quindi le tecniche di pesca da utilizzare sul calamaro possono essere molteplici, durante anche solo una calata, avete visto, durante qualche minuto. Abbiamo insistito, abbiamo creduto su quello che abbiamo visto sull'eco, perché dicevamo sono calamari, insistiamo, abbiamo avuto successo, siamo 4-0 per noi. Come vi avevo annunciato, questo era un video veramente un bocconcino, da guardarsi tutto filato. Vi ringrazio di essere rimasti qua fino alla fine, vi lascio qui in anteprima un altro video se siete interessati ad andare avanti a guardare ancora, e ci rivediamo presto sul canale su altri contenuti, sempre anche sui calamari, perché l'argomento non è ancora finito. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!